Allora, intanto non è una cosa di rito, so che lei è piena di impegni e l'idea che abbia potuto insomma, passare un po' di tempo con noi per me è importante, è una gratificazione. Vuole un cuscino? No, 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 non c'è bisogno, sono queste. E io però mi permetto di farle delle domande così un po' al volo, proprio veloci, senza avere esitazioni. E le chiedo subito della grande cosa di cui in questo momento tutti parlano per la ripartenza e sono questi soldi del Recovery Fund. E se posso chiederle, guardi che poi le parlo anche di giustizia, le chiederò di tutto. Tre modi per impiegarli in modo smart. Il Presidente del Senato è veloce, quindi. Non abbiate pazienza, sarà una cosa breve ma intensa, sono sicuro. Dottor Porro, così a bruciapelo, una domanda facile facile, subito per cominciare. Beh, direi che se devo sintetizzare quelle che secondo me sono le priorità oggi degli italiani sono una, vaccini subito e se uno si ammala un buon ospedale. Due, avere un futuro per i nostri figli. E quindi il lavoro. Tre, se c'è il lavoro, significa che ci sono denari e questi vanno spesi per far circolare l'economia, non possiamo lasciarli in banca. Questo, 180 secondo miliardi. me, sono le tre cose che, a mio parere, i cittadini italiani oggi vogliono con Ora forza. arrivano 25 miliardi, così hanno detto, 25 miliardi arriveranno a luglio del Sì. Recovery Fund. Certo, sono 25 miliardi, speriamo poi arrivino anche gli altri. Questo costituisce un po' una boccata d'ossigeno, un'iniezione di speranza per tutti gli italiani. E devo dire, come dice il Premier Draghi, che non bisogna avere paura per i nostri figli perché questo è un debito buono. E debito buono significa politica di investimenti. Tipo qua, ma cosa vuol dire? Dove dobbiamo investire? Cosa dobbiamo? Sì, politica di investimenti, quando dico questo penso a investimenti che facciano crescere, modernizzare l'Italia e quindi per esempio infrastrutture digitali. Questo comporta investimenti sulla scienza, sulla formazione specialmente dei giovani e delle donne e questo significa nuove professionalità, nuove competenze e quindi lavoro. Ma poi ci sono anche le infrastrutture fisiche, penso ai cantieri, alle opere pubbliche, penso all'edilizia, ma tenendo presente quello che veramente l'ho inventata io la formula. Modello Genova, quando andai a Genova per il 1° maggio per festeggiare con i lavoratori del ponte la festa dei lavoratori. Modello Genova significa che senza burocrazia, senza vincoli, con norme veloci, procedure veloci, snelle, si possono fare grandi cose in tempi brevissimi. Cioè, noi abbiamo bisogno di velocizzare e quindi di modernizzare il nostro Presidente, paese. mi scusi, lei, io l'ho conosciuta, le dico la verità, quando lei era un membro del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, tutti quanti ora lo No, però conoscono. volevo dire ancora, dottor Porro, c'è un'altra cosa. Gli investimenti da soli non bastano. Perché? Bisogna sì investire. Però lo Stato non può dare con una mano e prendere con l'altra finché abbiamo una tassazione così forte, pesante. Allora, occorre fare una riforma fiscale seria per i cittadini, per le famiglie, per gli imprenditori. In questa sala qui ce ne sono moltissimi che sono quelli delle piccole e medie industrie che hanno costituito l'ossatura economica del nostro paese, che sono il biglietto da visita del marchio Italia nel mondo e senza una tassazione equa non possiamo andare da nessuna parte.
E poi c'è la sostenibilità, che crea, secondo gli ultimi dati, posti di lavoro nuovi e tanti. Io sono fissato sulla questione del CSM, perché lei all'epoca l'ha conosciuta, sì, perché me lo ricordo. Me lo so bene. Lei, insomma, quel periodo li conosceva, ci ha lavorato e li ha anche molto contestati. Adesso parliamoci chiaro, siamo in una specie di bolla mostruosa, tutto quello che lei ha detto forse è la roba più importante, però adesso qua Ruggeri sta raccogliendo le firme per il referendum, io sto facendo una puntata dietro l'altra, Sallusti ha fatto il libro sul sistema, non mi dica che tutta quella parte precedente di sua conoscenza dei temi della magistratura, quando nessuno ne parlava, oggi non ci sono. Io capisco la diplomazia del Presidente del Senato, però non posso non chiederglielo. Allora, qua la è diplomazia del Presidente del Senato deve restare, però parlo di quello che ho fatto e di quello che ho detto durante il periodo 2014, inizi 2018, quando sono stato membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Allora avevo affermato con forza, perché c'è stato un dibattito approfondito all'interno del CSM in sedute pubbliche, e si parlava di autoriforma del CSM, e io ritenevo e ritenni e proposi una riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, parlando di sorteggio, perché il sorteggio, a mio parere, poteva portare ad una, diciamo, riduzione del peso delle correnti. Io non giudico, tra virgolette, le correnti, quando le correnti significano luogo di incontro, di dibattito e quindi di approfondimento di alcuni temi. Io le discuto quando si parla di correntocrazia e quindi di un potere delle correnti di incidere sulle nomine dei vari magistrati, e quindi il sorteggio poteva diminuire questo peso. Quindi, però, non ho avuto fortuna, nel senso che questa tesi è stata bocciata. Da chi? Da tutti. Nel senso che non ha avuto un grande successo. No, ma è ritornata la questione del sorteggio, mi scusi. Il sorteggio c'ha un limite costituzionale? Lei è avvocato, io non sono un avvocato, nella vita precedente, diciamo. Ha un limite costituzionale o si può bypassare? No, si diceva che aveva un limite perché la Costituzione dice che un magistrato deve essere eletto, però ci può essere un sorteggio, per così dire, temperato. Nel senso che prima si vota un X di membri 50. E rispetto a quelli poi si sorteggia. Allora, mi ricordo che andando poi, questo tema è stato molto molto discusso durante il periodo della mia consiliatura, e si andava in giro anche con i vari consiglieri a dibattere con loro, fra di loro, quindi il pubblico era sempre fatto di magistrati, ovviamente, e dicevo sempre: battetemi le mani prima, perché dopo so che non lo farete, perché questa mia proposta non è stata accolta di buon grado. Quindi il sorteggio è un modo per scegliere, cioè quello che mi sembra di aver capito, noi magari votiamo magistrati, 8.000 magistrati votano 100-200 candidati che continuano a votare, e tra loro lei dice si sorteggia. Si può sorteggiare. Secondo me questo non è che rompe, diciamo, le correnti, poi si possono anche riformare. Certo. La magistratura ha un sistema, diciamo, organizzativo straordinario da copiare, nel senso che c'è una programmazione di elezioni che non sono solo per la prossima, ma per l'altra ancora e l'altra ancora. Quindi si rompe, non ho capito. Cioè, l'organizzazione di queste elezioni dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura non valgono solo per la prossima elezione, ma durano 4 anni, per l'altra ancora quindi 8, per l'altra ancora quindi 12, una programmazione dagli 8 ai 12 anni. Quindi il sorteggio rompe questo sistema, che è un sistema potente. Lei aveva proposto quindi il sorteggio, abbiamo capito che insomma. E questo non è andato, non ha avuto un grande successo. Invece ha avuto un grande successo, nel senso che la proposta invece allora andò all'unanimità nel rapporto fra politica e magistratura. E cioè? Io sostenevo
che il magistrato che ha un incarico, che ha avuto un incarico politico, non avrebbe più dovuto ritornare nella magistratura, magari poteva essere sistemato nell'avvocatura dello Stato. Cioè, non ho capito. Quindi io faccio il magistrato, c'ho un mestiere, ho fatto un concorso, poi faccio il politico, che può essere anche il sindaco o il presidente della regione. Può essere il sindaco, può essere anche in Parlamento, come ce ne sono stati molti. E a quel punto, una volta che finisco il mio mandato, sono disoccupato? No, perché la Costituzione prevede che uno il posto lo debba avere. Può ritornare all'avvocatura dello Stato, ma non può ritornare a fare il magistrato, il cosiddetto le porte girevoli. Non si possono adottare, perché il magistrato ha nel suo DNA l'imparzialità, la terzietà, e chi si è già pronunciato su alcuni temi non può ritornare sereno a fare o a gestire un ruolo che per sé deve essere, non solo deve essere, ma come si dice sempre, deve apparire anche terzo. E questo non, anche per le persone che sono intellettualmente oneste, deve anche apparire, come si dice di solito, anche la moglie di Cesare. Lei sulla magistratura, peccato, non vogliamo fare qualcosa di nuovo, rimaniamo sempre a queste due proposte? No, io ho detto quello che ho proposto. Io non ho poteri di iniziativa legislativa. Io allora suggerì, rispetto a questi temi, una soluzione. Questi temi sono ancora sul tappeto del dibattito politico e diciamo che il Parlamento stabilirà poi che cosa scegliere rispetto a questi. Io in allora la mia scelta l'avevo fatta. Una domanda diciamo più politica. La politica ancora ha come un timore reverenziale nei confronti della magistratura? Ha un timore nei suoi confronti o è finito dopo l'epoca di Mani Pulite? Non c'è più? È una sensazione, chiedo un giudizio di valore. Io direi che non è una questione di paure. È una questione che un rapporto che non è mai stato definito, perché dopo Tangentopoli c'è stata una sorta di delega alla magistratura, in un momento di vuoto politico, di gestire tutte quelle che erano le questioni anche politiche dello Stato. È una delega che non ci può più essere, perché è chiaro che i tre poteri, che la Costituzione prevede, ognuno deve ritornare nel solco che la Costituzione ha previsto. Però ancora questo rapporto fra politica, magistratura non si è definito completamente. Direi che ci vogliono delle riforme su questo. E un altro tema, perché riguarda sempre la modernizzazione del nostro paese, è chiaro, è ancora il cortocircuito che c'è politico-mediatico. Cioè, mi piace molto questo tema, vada avanti. Il politico-mediatico significa che spesso i processi si fanno sui giornali piuttosto che farli nei luoghi dove devono essere fatti. Spesso la presunzione di innocenza, che è uno dei principi costituzionalmente garantiti, si traduce attraverso il dibattito che avviene prima sui giornali, nonostante la presunzione di innocenza, in una presunzione di colpevolezza. Qui c'è un pensiero, un approfondimento forte che bisogna fare con l'informazione, perché ci sono persone che hanno visto i loro affetti, la loro vita sociale, la loro economia, la loro famiglia distrutta magari da una propaganda, con un processo che poi è finito nel nulla, dove il fatto non costituisce reato. E direi che è una cosa sulla quale bisogna riflettere a lungo. In quel caso comunque c'è un elemento forse anche di spettacolarizzazione che nasce da una certa parte della magistratura, quella inquirente, immagino, perché le carte in genere arrivano dai magistrati o no?
non voglio metterla in imbarazzo. Io non idee ne ho tante, ma adesso non le posso esprimere proprio tutte, se no dobbiamo stare qua fino a domani. Per carità. Senta, ma si può fare una riforma? L'ultima domanda, poi veramente la lascio in pace al suo magistrato. Però insomma, io l'ho conosciuta come giurista, quindi abbia pazienza se le faccio un'ultima domanda. Si possono fare riforme partendo dai referendum? Cioè è uno strumento, o poi alla fine, siccome la politica poi in Parlamento quelle cose lì le deve mettere in campo e attuare, è sempre complicato? Una domanda glielo chiedo anche tecnicamente da giurista. Avevamo premesso che essendo un organo terzo, quindi al di sopra delle parti, non posso scendere nell'agone politico. No. Dico tuttavia che il referendum è la prima forma di democrazia diretta, quindi i cittadini si esprimono ed è giusto che si esprimano sui vari temi che riguardano poi la loro vita. E certamente un parere dei cittadini può dare anche un impulso a quella che è poi l'attività legislativa, è un impulso importante. Allora però le chiedo un'altra cosa, lei durante il lockdown stava a Roma a lavorare al Senato e ha fatto poco smart working, perché lì ci stava, nel senso ha fatto quello che si poteva fare. Lo smart working è una conquista per le donne, per la società, per come possiamo dire, per l'economia del futuro, anche per i tribunali, non lo so. Io voglio sempre portarla sulla giustizia, o no? Che ne pensa di questo nuovo modello di vita da smart working? Allora, devo dire che intanto smart working, insomma, usiamo sempre parole inglesi, c'è un italiano così ricco, io preferirei, si chiama lavoro agile, di agile non ha nulla, comunque sarebbe telelavoro. È sicuramente stata una grande opportunità durante il periodo delle restrizioni, delle limitazioni personali, per cui lavorare da casa evitando il pericolo del contagio in un momento forte in cui davvero non si sapeva nulla di questo virus, è stata, dicevo, una grande opportunità. Ma attenzione! Dal mio punto di vista non può diventare l'unico sistema di svolgimento del lavoro. E mi spiego meglio. Le donne sono quelle che hanno sopportato il peso maggiore delle restrizioni, perché erano a casa lavorando professionalmente, lavorando per quelle che erano tutte le questioni domestiche, con i figli, con la scuola a distanza, e con magari degli anziani, con tutta la gestione in definitiva domestica, quindi hanno sopportato il peso. Cosa succede? Se noi riteniamo che il lavoro agile, il telelavoro diventi una forma normale di organizzazione del lavoro, rischiamo di ricacciare le donne a casa facendo andare indietro di 50 anni il percorso di emancipazione femminile. Non è possibile. E poi pensiamo a che cosa possa succedere nelle città. Tutti i centri storici delle città sono occupati dagli uffici. Proviamo a pensare che cosa possa succedere con un lavoro agile applicato a tutti quelli che lavorano in uffici. Significa la desertificazione dei centri storici, con effetti nefasti, perché avremmo il crollo del mercato immobiliare, avremmo una difficoltà per gli alberghi, la ristorazione, i servizi, cioè tutto un indotto che corre intorno ad un centro storico. Cioè riflettiamo su queste cose, anche sulle conseguenze che può avere quella che dicevo prima, era stata una grande opportunità, però non può diventare sistema.
E come ci siamo comportati noi, visto che ha parlato di giornali prima riguardo al rapporto con la magistratura e i processi invece in questa pandemia? Io poi ho avuto una posizione che i nostri che ci seguono sui siti conoscono bene, penso anche qua in sala, quindi io non mi metto in mezzo, però come ci siamo comportati? Non lo so, dottor Porro, se si è comportato bene anche lei. No, lei si è arrabbiata. Lei si è arrabbiata una volta con me. Gliel'ho scritto. Sì, lei si è arrabbiata. Sì. Presidente Casellati si è arrabbiata con me di brutto. Io, difatti, le ho chiesto scusa perché sono stato come sempre fuori dalle righe. Però, insomma, non pensavo che la Casellati vedesse la zuppa di Porro. Lei non è autorizzata a vedere la zuppa di Porro. La zuppa di Porro è per... è un po' più volgare. No, la zuppa di Porro la mangio anch'io, nel senso che la vedo, ma la seguo. Però, allora, devo dire che durante il periodo della pandemia i giornalisti hanno dato grande prova, cioè noi dobbiamo essere riconoscenti, perché nella restrizione sono stato l'unico canale di comunicazione con l'esterno, anche a rischio della loro stessa vita, facendo i servizi ovunque, anche nei paesi e nelle cittadine che erano considerate a rischio. Quindi questo è stato un aspetto molto molto positivo. C'è stato un aspetto però molto molto problematico invece, che è stato la presenza bulimica dei virologi, che hanno detto tutto e il contrario di tutto, in base a pretese evidenze scientifiche. Presidente, e questo Presidente, ma sta dicendo le cose tremende. No, non sto dicendo una cosa vera. Ma sì, io sono d'accordo con lei. Ma lei guardi che la stanno ascoltando. No, guardi, non si può. Io non è chiaro che non si può mettere il bavaglio a nessuno, no, tutti devono essere liberi di dire quello che pensano, ma andare tutti i giorni, dalla mattina alla sera in televisione, a dire tutto il contrario di tutto, ha generato il pericolosissimo fai da te dei cittadini. Questo non è possibile. Allora, il cittadino... Dico che ognuno ha una concezione propria della medicina, anche di come curarsi, eccetera. Poi ognuno guarda su internet. No, come? Quello non dovrebbe farlo. Il Mr. Google, il Dr. Google è il peggiore. E certo, quindi era come quando facevo l'avvocato, veniva da me qualche cliente e mi diceva, ma io la giurisprudenza dice così. Dico, ho capito, è la giurisprudenza del bar, perché ognuno poi pensa come vuole, legge qualcosa, non avendo una competenza specifica in un settore, poi sceglie quello che ritiene di scegliere. Allora è questo il problema, la pericolosità, per cui secondo me sarebbe necessario, io non dico magari tutti i virologi saranno stati bravissimi, ma un cittadino che non sa nulla, come non sapeva nulla nessuno di questo virus, e sente dare mille versioni diverse, tutte contraddittorie, ma come può reagire? Nelle incertezze e nella confusione fa esattamente quello che ritiene di fare. Allora, occorrerebbe, a mio parere, che anche il governo indicasse una persona di scienza che dicesse qual è la versione ufficiale per cui un cittadino può regolarsi. Poi è chiaro che può ascoltare tutti, ma occorre che ci sia una voce. Un Fauci, come fanno gli americani. Una voce ufficiale per tutti, così per le vaccinazioni. Cioè? È stata la stessa cosa. Ma noi su AstraZeneca abbiamo fatto tutto il contrario di tutto. La vaccinazione, non soltanto da noi, è successo anche nel resto di Europa o del mondo. E prima i giovani, e poi i giovani sì, i bambini no, sopra i 60, sotto i 60. E questo ha allargato il bacino dei Novax, cosa appunto pericolosa, perché io dico oggi occorre vaccinarsi, per cui noi per ripartire, appunto per tornare al tema di questo prestigioso convegno, per ripartire abbiamo bisogno di avere una tranquillità sanitaria,
e quindi il vaccino ci può portare a questo. Quindi il presupposto della ripartenza è che... Il Green Pass è un passo di vaccinazione obbligatoria, è costituzionalmente legittimo, è ancora tutto da vedere. Ma guardi, come lo farà. Io penso molto alla... Credo molto nella responsabilità dei cittadini. Gli italiani sono un grande paese e hanno saputo cavarsela sempre, hanno saputo sempre decidere per il meglio. Quindi io credo che se vorranno introdurre l'obbligatorietà, ma io ho visto che c'è stata già una percentuale elevata, siamo pari al 70% di vaccinazione e credo che questo abbia dimostrato che noi siamo un grande popolo. Grazie Presidente Casellati, sono davvero felice di aver concluso con lei questa due giorni della ripartenza che ha dato... Ci ha dato veramente una mano a dargli il senso. Ci contiamo tutti sulla ripartenza, ci contiamo tutti su questa platea che, di grandi imprenditori che potranno sicuramente far esplodere la loro creatività. Perché dico sempre, gli italiani, ma lo dico anche all'estero, noi abbiamo talvolta poca consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo dare. Siamo troppo autocritici. Quando vado all'estero... Trovo sempre le nostre imprese, i nostri cittadini sono sempre molto più valorizzati di quanto valorizziamo noi stessi, le nostre eccellenze e i nostri talenti. E mi viene in mente sempre, mi fa venire i brividi, quando, non so se lei ricorderà, quel film dei fratelli Taviani, che erano in cerca di lavoro perché gli italiani vogliono lavorare, rimboccarsi le maniche, far esplodere quello che hanno dentro e che è tanto, tanto ingegno, che diceva noi con queste mani abbiamo ristrutturato le cattedrali di Lucca, di Firenze, di Siena, noi siamo i figli dei figli, dei figli di Michelangelo e di Leonardo, questi sono gli italiani. Grazie davvero Presidente Casellati, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito in diretta, nella platea, grazie davvero per questa due giorni della ripartenza, grazie a tutti quanti gli sponsor che avete visto e grazie a Petruzzelli, al Sindaco che è ancora qui di Bari perché ci ha dato una vera mano insieme al Capo di Gabinetto e tutti quanti gli amici che ci hanno permesso, scusatemi ma almeno devo farlo, grazie a tutti gli operatori che sono qua, grazie a Ivan e alla sua squadra che ci ha fatto andare in diretta e ha resistito pure a sgarbi, penso di non essermi dimenticato nessuno perché tutti quanti gli amici del Petruzzelli, volete una foto che faccia anche col Presidente, se, ma c'è bisogno, vuole fare qui una foto che ci mettiamo di spalle, Presidente, un minuto, scusate, eccolo qui, no, ci mettono qui così, eccoci qua, fate un passo indietro, scusate. Finiamo nella platea, esatto. Precipitiamo, no? Bene. Insomma, grazie a tutti quanti voi, noi ci rivediamo l'anno prossimo perché ci rivedremo a Bari. Grazie Presidente.